Ciao a tutti, oggi sono qua per filmare insieme a voi un Get Ready With Me. Ho delle cose nuove questa volta da provare, lo so che in genere tendo ad utilizzare sempre i miei prodotti preferiti o comunque a non acquisto chissà quanto make-up. Questa volta ho accumulato un po' di cose nuove, fra cui ad esempio un nuovo fondotinta Nabla, il loro mascara nuovo che è uscito, la palettina di Huda Beauty che vi ho mostrato in un video un po' vecchiotto. Insomma, che l'avevo acquistata, ma non ve l'ho mai fatta vedere in azione, e ho anche il correttore di Make Up Forever, l'Ultra HD. Ho un po' di cose, insomma, da farvi vedere, alcune come ad esempio il fondotinta che sto già utilizzando da un po' di tempo. Questo è arrivato ieri, quindi lo proveremo insieme per la prima volta. Il tema che ho scelto per questo Get Ready With Me è l'amicizia al femminile, perché l'altro giorno mi sono ritrovata a leggere un pezzo che parlava di amicizia fra donne. Ci tenevo un po' a dirvi la mia al riguardo. Intanto iniziamo. Parto come mio solito dagli occhi perché la base è l'ultima cosa che faccio, onde evitare di macchiarmi, di toccarmi troppo, un prodotto che cade, non lo so. Parto sempre con gli occhi, quindi stendo il mio solito primer, il Primer Potion di Urban Decay. Anche lo scorso Get Ready With Me era incentrato tutto sul blu, quindi non volevo fare una cosa molto simile al trucco dell'altra volta, quindi cercherò di variare facendo appunto questa specie di eyeliner utilizzando soltanto gli ombretti di questa palettina. Devo dire che la sto utilizzando già da qualche mese e mi piace moltissimo. La prima impressione che ho avuto non è stata positivissima perché avevo l'impressione che gli ombretti non fossero così tanto pieni sui miei occhi e soprattutto mi aveva delusa un sacco questo colore qua che non è per niente argentato, ma anzi è praticamente un concentrato di brillantini. Quando lo andate a prelevare e a stendere sull'occhio si vede soltanto la luce riflessa da queste perle, in pratica non ha alcun colore. Quindi non lo posso utilizzare ad esempio come punto luce, ma come top coat per intenderci. Poi in realtà anche il colore al centro è nerissimo, è veramente molto molto scuro e speravo invece che fosse un po' più verde acqua. Però a parte questo, utilizzandoli sempre più in realtà come palettina mi piace. Ho dovuto semplicemente adattarmi, diciamo, alla formula di questi ombretti. Comunque vi dico già quali andrò ad utilizzare in modo che mentre mi truccherò potrò parlare effettivamente dell'argomento di questo Get Ready With Me. Non hanno un nome gli ombretti, quindi non posso dirvi appunto i nomi, ma ve li mostro. Utilizzerò principalmente questo blu in cima nel mezzo, che è l'unico abbastanza opaco, non so se è stato contaminato dagli altri ombretti o meno, ma è quello, diciamo, più opaco dei colori chiari, a parte questo verde acqua. Quindi utilizzerò principalmente questo e nella zona centrale, quello sotto, che è invece più luminoso. E nella parte interna dell'occhio invece cercherò di applicare questi brillantini cercando di fare meno disastri possibili perché so già che si spargeranno ovunque. Dopo vedrò se aggiungere o meno anche questo colore al centro per rendere l'eyeliner, diciamo, più luminoso. Vedremo. Solo nella piega dell'occhio vado a stendere un po' di terra per dare comunque un po' più di dimensione al mio occhio e utilizzo quella più chiara di Mulac. Penso si chiami Ipno, ma veramente giusto un pochettino. Dunque, amicizia fra donne. Premetto un paio di cose prima di partire effettivamente col discorso donne. Secondo me l'amicizia è un rapporto. È qualcosa quindi di impegnativo da tutte e due le parti. Deve essere comunque qualcosa che va coltivato nel tempo. Non dico che sia necessario vedersi, sentirsi tutti i giorni, assolutamente, ma nemmeno farsi vivi praticamente mai se non per farsi, che so, gli auguri di Buon Natale, Buona Pasqua, Buon Compleanno. E questo è principalmente il motivo per cui faccio molta fatica a chiamare amico o amica le persone, perché per me un amico non è semplicemente una persona con cui mi vedo una volta ogni tanto, che conosco da un po' di tempo, con cui trascorro del tempo, ma una persona a cui ovviamente voglio bene, con cui ho effettivamente un rapporto. Una persona di cui mi fido. Vado un po' a scatti perché applicare l'eyeliner non è mai facile. Su cui posso contare e che so vorrei sempre, diciamo, nella mia vita. La prima persona che chiamerei
in caso mi succedesse qualcosa di super bello ma anche super brutto. Non necessariamente una persona con il mio stesso punto di vista sulla vita o che condivida con me gli stessi obiettivi, ma una persona in grado, diciamo, di capirmi nonostante le nostre differenze. Per cui faccio molta fatica a chiamare amico o amica una persona perché ci vuole comunque del tempo e dell'impegno in questa relazione per arrivare appunto all'amicizia. Poi chiaramente ogni persona ha la sua visione riguardo a questo tipo di relazioni. Io la vedo in questo modo e probabilmente anche per il fatto che sono una persona molto riservata ed introversa. Però al di là di questo comunque penso che il rapporto di amicizia vada coltivato nel tempo. Ci deve essere un impegno da tutte e due le parti. Non ci devo essere soltanto io quando l'altra persona ha bisogno, non ci deve essere soltanto questa persona quando magari io ho bisogno. Ci dobbiamo essere entrambe. Poi può capitare di tutto nella vita. Momenti in cui magari non ci si sente per settimane. Fra ragazze, secondo me, è abbastanza difficile avere un rapporto di questo tipo. Io personalmente ho sempre fatto molta fatica ad avere delle amiche, delle donne appunto amiche, perché spesso si è molto egoisti nella relazione, cioè magari si prende un po' il sopravvento e si finisce a parlare sempre solo dei propri problemi e quando gli altri magari sono in difficoltà o hanno bisogno, la gente sparisce perché è appunto egoista, non pensa che dall'altra parte comunque c'è una persona che magari ha bisogno anche solo di fare due chiacchiere, anche solo di svagarsi o magari vorrebbe aiutarti ma non sa come fare perché non gliene dai modo, non gliene dai l'opportunità e poi magari ti ritrovi a dire ah mi sento solo, sono senza amici, ma perché tu in primis magari non dai l'opportunità agli altri di venirti incontro e di aiutarti. C'è poi secondo me il fattore invidia da non sottovalutare perché fra le ragazze è un po' più magari frequente, perché si finisce per paragonare le proprie vite, le proprie esperienze e soprattutto noto che è molto difficile fra donne sostenersi ed essere felici, per i traguardi delle altre, per i successi delle altre. È una cosa che non smetterò mai di ripetere, ma i successi degli altri non sono i nostri fallimenti. Io faccio veramente molta fatica a volte a relazionarmi con le altre persone proprio per questo motivo qua, al di là comunque della mia timidezza magari iniziale nel confrontarmi con una persona che non conosco, ma proprio perché magari io mi impegno, mi dimostro presente per una persona. Dall'altra parte invece non vedo magari lo stesso impegno, la stessa voglia di conoscermi e venirmi incontro. Quindi io ho sempre fatto molta fatica so che ovviamente i miei occhi saranno super diversi, però vabbè. Non so in realtà se fare magari la riga un po' più spessa ancora. Comunque niente, io in generale ho sempre fatto fatica appunto a trovare delle ragazze da poter chiamare effettivamente amiche. Per fortuna nel tempo ho conosciuto tante persone, anche molto molto distanti da me, con cui mi sono trovata. Però non è che nel momento in cui inizio a fidarmi di queste persone sento di poterle chiamare amiche, il lavoro è fatto, è finito. No, bisogna continuare a coltivare comunque il rapporto, l'amicizia, maggior ragione se si è distanti, se non ci si vede, no? Secondo me è un po' come una piantina, un'amicizia. Bisogna prendersene cura, bisogna tenerla al sole quando è necessario, bisogna innaffiarla quando ne ha bisogno di cure, diciamo, continue che possono variare, insomma, a seconda del periodo, però non è che se io dico ah, siamo amiche, allora a posto. Puoi comportarti in qualsiasi modo, va bene a prescindere perché tanto siamo amiche, no? Ci deve essere, secondo me, del lavoro dietro. Dicevo che l'altra sera, in realtà ieri sera, ho letto questo articolo di Elena Ferrante tratto dall'Invenzione Occasionale, in cui la Ferrante parlava appunto dell'amicizia fra donne, del fatto che spesso
si tende a chiamare amiche tutte le persone che si conoscono. In realtà magari è una scelta un po' più infelice, ma bisognerebbe chiamare certe persone conoscenti proprio perché non si ha quel grado di affetto. E soprattutto che l'amicizia è una vera e propria relazione. Alla fine la parola amicizia ha la stessa derivazione di amore, quindi è un vero e proprio rapporto che va comunque coltivato. Direi di fermarmi qui. Ultimamente tendo a mettere il mascara per ultimo, quindi farò così anche in questo caso, così evito di sporcarmi. Passo ora al fondotinta. Io ultimamente non uso solo questo di Nabla, ma lo mischio ad un altro che adesso non trovo, momento. Di solito miscelo quello di Nabla con questo di Dior, che è il Perfect Mousse. Questo è leggermente più rosa come colore, questo è un pochettino più giallo. Io di solito li mischio perché hanno due consistenze molto diverse che però legano bene sulla mia pelle. Questo in particolare è perfetto se avete la pelle grassa e mista, però tendente ad essere grassa, e soprattutto se avete dei pori molto evidenti, perché questa mousse tende a lisciarvi, diciamo, la pelle. Mi piace proprio per questo motivo qua, però su tutto il viso tende a essere un po' troppo secco per me. Comunque oggi vi faccio vedere questo qua di Nabla da solo. La colorazione che ho io è l'L40, quindi una colorazione abbastanza chiara, un po' gialla. Prima di usarlo lo shakerò abbastanza e lo vado ad applicare con la spugna di Real Techniques. E niente, insisto un po' nella zona in cui ho maggiore bisogno, quindi il centro del viso essenzialmente. Adesso sono particolarmente rossa anche perché ho appena fatto la doccia e non so per quale motivo è diventato tutto buio in camera. Favoloso. Continuando a parlare dell'articolo della Ferrante, diceva anche che spesso si tende appunto a chiamare tutti amici perché questo ci fa sentire più importanti, meno soli, pieni, cioè circondati da affetti, ed è una cosa che noto soprattutto sui social, che fa paura stare da soli, fa paura dire di essere soli, di non avere tanti amici, quindi magari chiamare amici anche quelle persone con cui non si ha un rapporto magari molto profondo aiuta un po' anche l'autostima a sentirci meglio. Io personalmente piuttosto non lo dico perché penso che l'amicizia sia qualcosa di importante, vi ho già spiegato all'inizio, però è una cosa che capisco. L'effetto mi piace molto, di solito non applico mai la cipria perché mi secca troppo e mi segna soprattutto, e infatti è un fondotinta che si autosetta. Secondo me se avete la pelle troppo secca non fa per voi come fondotinta. Comunque io ne metto poco, infatti non è super coprente su di me proprio perché preferisco metterne poco, altrimenti soprattutto questa zona dei pori diventa super evidente per quanto mi riguarda. Per il resto mi piace molto il feeling sulla pelle, perché appunto non mi secca eccessivamente, non mi segna troppo se ne metto la giusta quantità, si sfuma facilmente anche durante la giornata, dura molto e non si sente tantissimo sulla pelle. Questo è, diciamo, il primo fondotinta da un po' di tempo che, diciamo, metto con piacere. In genere sapete che preferisco non mettere il fondotinta per far respirare la pelle, ma quando delle imperfezioni o delle occasioni lo metto molto volentieri perché trovo che sia molto facile da applicare e comunque me lo sento bene sulla mia pelle. Come correttore vado a mettere poco poco del Dior Skin Forever, questo ormai è finito in una colorazione 022, e poi vado ad applicare questo di Make Up For Ever, che è sempre una colorazione 22, è un caso, ma vedete è super pallido, è un po' più chiaro infatti del mio colore, lo uso soltanto qua per illuminare, ne uso pochissimo perché sennò va ad evidenziarmi ulteriormente i segni espressivi. E una cosa che è riportata sulla confezione, che si autosetta, in realtà non è così, perché io ci ho provato in diversi modi, applicandolo in diverse occasioni, non si setta da solo, se io non ci metto un po' di cipria va ovunque, quindi è una cosa da tenere in conto se volete appunto investire in questo correttore, perché penso che costi 22, 25 o forse 27 euro, non me lo ricordo, comunque non è una spesa, non è economicissimo, ecco. Però per adesso mi trovo abbastanza bene. Cioè, a parte questa cosa che, vabbè, lo devo settare come qualsiasi altro correttore, per il resto mi piace. La cipria che vado ad utilizzare è questa in polvere libera, la Peach Perfect di Too Faced. È appunto una polvere libera che ha un odore buonissimo di pesca, è molto molto dolce.
È molto fine, mattificante. Io ho trovato che sia anche abbastanza levigante, soprattutto nella zona qua del contorno occhi. Ultimamente non applico il blush perché, avendo i pori abbastanza evidenti in questa zona e dei rossori, ho paura di evidenziarli mettendoci sopra delle altre polveri, perché la polvere comunque mette più in risalto i pori, le imperfezioni, almeno su di me. È così, quindi applico soltanto la terra. Utilizzo sempre questa di Moolak che vi ho fatto vedere all'inizio, ma quella più scura, che dovrebbe essere Morfeo. Il pennello è di Kiko, il 10, quello appunto da contour. Bene, è il momento verità. Apriamo il mascara, io ancora non l'ho nemmeno tolto da questa confezione, quindi sarà la mia primissima volta. Ho deciso di comprare questo, piccola premessa, perché il mio amato mascara di Chanel, le Volume de Chanel che uso sempre, che mi volumizza un sacco le ciglia, me le rende spaziali, l'ho terminato. Ho continuato ad usarlo anche se era un pochettino secco, ma è veramente morto. E ho deciso di provare questo perché uno costa la metà rispetto a quello di Chanel, due dovrebbe promettere bene o male le stesse cose, ovvero un sacco di volume, di incurvatura. Momento verità, scovolino, sembra veramente spaziale. Bello cicciotto. Dovrebbe essere più stretto tipo al centro. Visto che ci siamo, vi faccio vedere com'è quello di Chanel. Tutto poverino secco. Sono molto diversi. Adesso ce la posso fare. Sono molto diversi, come potete vedere. Però sembrano ciccioni più o meno uguali. Forse quello di Chanel sembra un po' più corposo. Però vediamo, vediamo. Io non ho usato alcun primer, non ho usato il piegaciglia. Facciamo un occhio e poi vediamo. Allora, per adesso sono un po' delusa perché questa è una passata e l'effetto mi sembra molto naturale in realtà. Non mi fa impazzire. È vero anche che con i mascara tocca usarli un po', perché all'inizio magari si comportano in un modo, andando avanti si scarica il prodotto. Non lo so. Sono un po' delusa per adesso, non so quanto si possa vedere, ma provo a metterlo anche di là. Confermo che su di me ha un effetto molto, molto naturale. Cioè, mi aspettavo un boom. Adesso provo a fare una seconda passata, ma per adesso non mi fa impazzire. Ok, con due passate già mi piace di più. Vedremo utilizzandolo poi nei prossimi giorni. L'illuminante che vado a mettere è sempre quello di Becca, nella colorazione Moonstone con il pennellino da illuminante di Nabla, che mi piace veramente un sacco. Sulle labbra metto un rossetto che non vi ho mai fatto vedere prima, ovvero Celebrity Skin di Jeffree Star, che mi piace da impazzire. Io l'avevo comprato da usare un po' io e un po' mia sorella, quindi per questo ultimamente non l'ho indossato perché ce l'aveva lei, adesso è tornato a casa. E mi piace veramente tanto come colore, penso che sia un bel nude e quando ce l'ho addosso mi dimentico di avere un rossetto addosso, è molto molto confortevole. Tende un po' a seccare magari le labbra, ma non lo sento così invasivo come ad esempio, visto che ho fatto vedere diversi prodotti di Nabla, le tinte Nabla mi piacciono da impazzire, ma le trovo un po' più seccanti sulle mie labbra rispetto ad esempio a questo. Tra l'altro ha un odore buonissimo di menta, quindi non so, mi fa una buona impressione. E poi è bello anche l'applicatore che c'è tipo uno scalino proprio per seguire la forma, diciamo, della labbra. Questo è quindi il look terminato con i prodotti nuovi che ho comprato ultimamente. Spero che vi possa piacere. A me piace tantissimo questa sorta di eyeliner blu, proprio tipo Blue Royal. Sugli occhi, penso che sia bello come colore anche per l'estate, mi piace da impazzire. Abbinato poi a un rossetto nude per tutti i giorni è veramente favoloso. Poi mi piace anche come è venuta la base, perché comunque, ok, si vedono un po' di rossori miei, però è un effetto comunque, almeno su di me, molto naturale. Vi faccio vedere anche un po' più là. Oh, hello! Finalmente riesco a farvi vedere l'illuminante. Io mi gaso un sacco quando tipo vado alla luce e vedo la luce riflettere sul mio zigomo e c'è l'illuminante, non so, mi gaso un sacco come cosa. Comunque, spero che questa chiacchierata sui prodotti nuovi, anche su
quello che è il mio pensiero riguardo alle amicizie fra donne vi abbia tenuto un po' compagnia. Lo so che il tema è molto complesso, in futuro voglio assolutamente tornarci sopra. Magari se avete delle domande specifiche fatemele qua nei commenti, così le raccoglierò per un prossimo video. Perché il tema dell'amicizia è un tema che mi sta molto a cuore, su cui sento anche di avere molto da dire. Quindi niente, spero che questi piccoli spunti di riflessione possano esservi utili. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!